Buongiorno motociclisti, forse ancora voi non mi conoscete, ma io sono Davide Mosconi Alterini e sono il proprietario del canale Italia Off Maps, oppure Sfida Contro, lo potete trovare con tutti e due i nomi. Ma oggi sono qui perché vi voglio far partecipi di una cosa importantissima. Come sapete, l'igiene personale è sicuramente al primo posto di ogni motociclista e quindi bisogna portarsi dietro in ogni occasione un deodorante come questo qui, da 99 centesimi. Sì, costa veramente poco, ma è particolarmente interessante perché addirittura c'ha una sicura quassù, vedete? Questo qui che non, anche se uno lo pigia, non succede niente, ma se uno lo gira a questo punto, ecco qua, è partito il deodorante. E poi, naturalmente, sempre per noi motociclisti, un'altra cosa importante è questo, per accendere il fornello, guardate, ecco, per accendere il fornello del gas per riscaldare qualcosa. E quindi questi due prodotti che bisogna portare nel corredo dietro, soprattutto quando andiamo a fare un viaggio, che siamo in mezzo al niente. Sì, per voi che amate naturalmente lo sterrato, le strade bianche, l'avventura, l'adrenalina, eh? Ma andiamo a vedere a cosa potrebbero servire oltre che per l'igiene personale o per accendere il fornello del gas. Seguitemi perché potrebbe essere molto interessante. Eh già ragazzi, forse avete già compreso. Infatti oggi ci occupiamo della sostituzione della gomma posteriore e come vedete questo è un tassellato, quindi per gli amanti dell'off-road, e andremo a montarlo naturalmente nel BMW R1150 GS, una delle moto storiche della BMW. E questa qui, un'altra gomma sicuramente storica, la Continental TCK80. Ma perché vi ho fatto vedere il deodorante e anche l'accendino per accendere il fornello? Ma andiamo per gradi, eh? Intanto cerchiamo di smontare la ruota vecchia, di aprire il packaging. Qui questa addirittura è arrivata dalla Spagna, pensate un po', ha già fatto un bel po' di strada. Beh, oggi la sostituzione della gomma è particolarmente facile perché io sono in realtà a casa, nel piazzale di casa dove abito. Ma pensate di essere in un posto in mezzo magari al deserto o nella foresta o comunque dove non c'è nessuno, dove non c'è niente che vi possa aiutare. Come facciamo in quel caso? Ed ecco la gomma da sostituire. Come vedete, anche questa qui è una gomma da enduro e questa si tratta della Mitas E10. Siamo arrivati veramente alla fine e quindi bisogna sostituirla. Quindi, come prima cosa, bisogna andare a smontare la vecchia ruota e procediamo immediatamente. La chiave che è in dotazione e vediamo un po' di smontare.
particolarmente tirata, eh? E ci siamo. Ah. Eccolo qua. Eccoci. Adesso smontiamo. La pinza e freno. Uno e due. Come vedete sono un po' arrugginite, no, queste qui. Basta metterle un po' in un po' di aceto bianco o nel WD-40 e ritornano come nuove. Ci vuole il cacciavite. Per allentare un po' i pistoni, i pistoncini. Eccolo qua. Eccolo. Eccola qua. Mettiamo un cartone sotto e cominciamo a smontare la gomma dal cerchio. Prima operazione importante, bisogna levare l'aria e quindi la valvolina. Basta questo. Ecco la valvolina. Questo non lo tenete nella ruota perché ve lo rubano.
Ok. A sto punto va stallonata. Volete sapere un vecchio trucco? Eccolo qui. Un po' di sapone. Sapone liquido. Eccolo qua. Bene. Ok, vediamo il dot, H6 43 CHY. Ok, allora il senso di rotazione dov'è? Dov'è il senso di rotazione? Eccolo qui. È così. Thank you.
E ora dovrebbe venire la parte interessante. Eccola qua. Vediamo un po', Avete visto? Si è gonfiata. Perfetto. Adesso si prende e si gonfia. Vuole un pochino di gonfiare questo. Perfetto, gomma a 2,5. Mettiamo il tappino. E voilà, ecco. Tappino si è rotto. Bisogna che lo cambi. Eccoci. Gomma montata. Perfetta. E ora si rimonta. Mi andrebbe data una pulita. La puliremo in un secondo momento. Qui c'è da cambiare anche il disco del freno, perché è finito. È finito! Bene, andiamo.
Ecco la gomma rimontata. Bella, eh?